in un quarto d'ora cercherò di riassumere l'essenziale di questo fenomeno, di questa funzione fisiologica che chiamiamo stress. Avete letto sul titolo stress positivo, stress negativo. Che cosa si intende per stress positivo e stress negativo? Di solito noi, quando diciamo stress, intendiamo solo l'aspetto negativo dello stress. Però c'è un aspetto positivo che è essenziale. L'aspetto positivo dello stress è la prima risposta a uno stimolo che ci avverte di un pericolo grave per la nostra sopravvivenza soprattutto, oppure per altre priorità di grado inferiore, però, per esempio la conservazione della specie, il rapporto con gli altri, sono delle situazioni di pericolo che sopraggiungono. Allora automaticamente il cervello, che è fatto in maniera straordinariamente bene, ci distoglie da quello che noi stiamo facendo, che è un'attività comune della vita quotidiana. Forse stiamo leggendo, stiamo mangiando, stiamo facendo qualcos'altro, arriva uno stimolo che ci avverte di un pericolo grave, istantaneamente tutto quello che stiamo facendo viene lasciato, abbandonato, e la nostra attenzione si indirizza, proprio si indirizza su quello che è il pericolo, per reagire al pericolo. Cioè il pericolo va affrontato o cercando di eliminarlo o fuggendo. Sostanzialmente queste sono le reazioni. Se c'è un pericolo grave, o noi lo fronteggiamo o lo evitiamo, scappiamo. E questo per salvarci la vita. Quindi questo tipo di reazione, che è chiamato eustress o stress positivo, è essenziale, un meccanismo vitale per la persona. Se questo stimolo di minaccia, di pericolo, diventa troppo lungo e non c'è la soluzione del problema, della minaccia, l'organismo, che è in stato di allerta, se resta in stato di allerta per un periodo troppo lungo, la reazione che poi ha non è solo quella di evitare o di attaccare, è una reazione dannosa sugli organi. E a lungo andare, quando persistiamo in una situazione di stress non risolta, vengono ad essere danneggiati via via tutti gli organi. Voi sapete che si dice che lo stress porta all'ipertensione, porta al diabete, porta a dei comportamenti di ansia, porta alla irritabilità. Dipende come si reagisce, dipende un po' dal carattere. C'è la persona che di fronte allo stress reagisce, diciamo, in maniera più estroversa. Allora scarica questa tensione che accumula sugli altri e quindi diventa irritabile, irascibile, iracondo, dice di essere un Superman, frasi tipiche delle persone estroverse: tu non mi fai paura, e attaccano continuamente, e chi ci sta a fianco è continuamente bastonato perché è in una situazione di stress e si comporta in quella maniera. E in questi casi, generalmente, chi subisce questa azione cerca di reagire dando una risposta adeguata, facendo rilevare alla persona che attacca, che sta attaccando in maniera ingiusta. E quindi nasce un conflitto che non finisce mai. In realtà la soluzione del problema sarebbe quello di andare a ridurre la situazione di stress nella quale quella persona si trova. Cioè andare a capire: ma perché questa persona sta reagendo in questa maniera aggressiva, ansiosa, iraconda, super eccitata, continuamente eccitata? Perché evidentemente il suo stato è quello della persona in continuo stress, non riesce a staccarsi da questo stress.
Un'altra persona può reagire in maniera diversa, cioè più in maniera introversa, cioè non ha quella tendenza a scaricare sugli altri, scarica più su se stessa. Quindi cerco un po' di introiettare questa situazione di disagio continuo nella quale si trova. Allora, tutto questo porta a dei danni che si riflettono sui propri organi e di qui spesso le cosiddette malattie psicosomatiche. Cioè, a un certo punto viene fuori la gastrite, la colite e tutte le altre patologie. E queste sono delle acquisizioni molto recenti degli ultimi decenni, degli ultimi anni. Nella situazione di stress, gli stimoli che partono dalla psiche, quindi questa sfera superiore dell'uomo, passano poi al sistema nervoso, quindi i nervi effettori, passano anche sul sistema endocrino, c'è l'ipofisi che è la ghiandola che è nel cervello che regola un po' tutte le altre ghiandole sottostanti e tutti gli organi dell'organismo che sono effettori di questi ormoni. Quindi la situazione di stress segue diverse vie, segue la via neurologica e quindi attraverso il sistema vegetativo, simpatico, soprattutto di attacco, viene ad essere stimolato, per cui si produce molta adrenalina. Questa parola adrenalina voi la conoscete, no? Che è proprio uno stimolo all'azione rapida, oltre i limiti della comune azione. È quella che serve per avere una prestazione al massimo possibile. Poi c'è la via endocrina, la produzione degli enzimi che stimolano l'insulina, quindi la CTH. Ora non voglio tanto soffermarmi sulle varie molecole, ma c'è, come dicevo, una via neurologica, una via endocrina, quindi stimolazione della tiroide, stimolazione di tutte delle ghiandole surrenali e così via. E quindi l'organismo sotto questo stimolo di attacco abbandona le funzioni che non sono essenziali in quel momento. E c'è la funzione, ad esempio, della digestione. Non serve in una fase di attacco, quindi viene messa da parte. Serve invece molta energia, quindi viene liberato molto glucosio, che deve servire per l'energia. E non so, la funzione, le altre funzioni che non servono, dell'anabolismo si dice, cioè della produzione di sostanze che servono per la ricostruzione, non servono in questa fase di attacco, quindi la fase è una fase di dispendio di energia, una fase di attacco. Oltre a questo, interessante scoperta degli ultimi anni è il coinvolgimento del sistema immunitario. Il sistema immunitario ormai ha assunto una tale importanza perché viene considerato il sistema immunitario, il sistema di difesa nostro, come la bilancia della nostra vita. Se funziona bene, viviamo meglio e sopravviviamo ed evitiamo molte malattie. Se funziona male, non andiamo lontano. Quindi il sistema immunitario risente molto direttamente l'azione stressogena psichica, va bene? A uno stimolo breve il sistema immunitario viene ad essere stimolato, rinforzato. A uno stimolo invece protratto il sistema immunitario viene ad essere indebolito nel tempo. Ora, l'indebolimento del sistema immunitario significa che le nostre difese verso i virus, verso i batteri, verso tutte le sostanze nocive, sono diminuite. Poi c'è un altro fenomeno importantissimo, il cosiddetto fenomeno della apoptosi. Avete mai sentito questa parola difficilissima? Apoptosi. Allora, questa è una parola grossa, grossissima, forse una delle più importanti attualmente in campo medico-scientifico.
Pensate che in un giorno, per questo meccanismo vengono uccise, ammazzate, distrutte in ogni corpo dai 50 ai 100 miliardi di cellule al giorno. Questa è l'apoptosi. Cioè è la morte programmata. L'organismo sa che deve eliminare 100 milioni di cellule al giorno, perché altri 100 se ne formeranno. Allora, 100 miliardi, scusa. Quindi vedete che nel giro di un anno c'è tutto il corpo praticamente ricostituito. Ora, questo fenomeno, se non funziona bene, se non va bene, corretto secondo i sistemi immunitari, si può andare incontro, da un lato, se funziona in maniera eccessiva, alle malattie degenerative, e voi avete sentito parlare tutte le malattie autoimmunitarie, le malattie allergiche, sono tutti sintomi del fatto che il sistema immunitario non funziona bene. Ci sono molte persone che facilmente risentono di un po' di freddo, di un po' di caldo, un po' di polline, la stagione, questo e quello, subito c'è una reazione esagerata, perché il sistema immunitario non è perfetto. Oppure altre malattie degenerative che sono sempre più frequenti, quali per esempio la sclerosi multipla, il Parkinson, il diabete stesso, una malattia degenerativa, perché muoiono le cellule che sono deputate alla produzione dell'insulina. E quindi è una marea di malattie, proprio derivanti dal fatto che il sistema immunitario non funziona adeguatamente. Lo stato di stress è uno stato che amplifica tutti i rischi vengono amplificati in uno stato di stress. Quindi malattie cardiologiche vengono amplificate in condizioni di stress. E quindi questo meccanismo dell'apoptosi, che è regolato dal sistema immunitario, viene ad essere anche danneggiato. Soluzioni del problema, perché non ho più tempo. Soluzione del problema. Come si fa a risolvere il problema dello stress? In realtà la maggior parte dice non esiste una soluzione. Siamo nello stress, ci viviamo e ci restiamo. Qualche cosa si può fare. Allora, che cosa possiamo fare per lo stress? Innanzitutto, noi abbiamo una corteccia cerebrale, cioè un sistema cognitivo cosiddetto, un sistema valutativo che valuta le situazioni e che può prendere delle decisioni autonome, libere, indipendenti. Questa è una caratteristica forte dell'uomo, che gli animali non hanno questa libertà di scelta, altrimenti anche gli animali avrebbero la responsabilità delle loro scelte, anche gli animali dovrebbero andare nei tribunali, anche loro dovevano seguire il processo di colpevolizzazione, di pena legata. Qui abbiamo un amico giudice, quindi non credo che abbiate mai fatto dei processi per gli animali. Non ci sono ancora. Questo sta a significare che gli animali non hanno il libero arbitrio, non hanno la responsabilità di quello che fanno, agiscono per istinto, quindi se mai hanno una colpa, la colpa è del padrone, di chi insomma ha l'animale. Allora, abbiamo noi questo sistema straordinario che è la nostra volontà, la nostra libertà. Allora, con la nostra libertà noi possiamo autodeterminarci, possiamo scegliere se entrare in una situazione di stress o non entrare laddove si può, perché poi ci sono dei tipi di stress acuti, improvvisi, dove purtroppo sono inevitabili, c'è un incidente, una catastrofe, una morte, eccetera. Questi sono stress acuti che vanno elaborati nel tempo, poi a seconda della personalità risolti col tempo. Ma le situazioni stressogene che possono essere evitate, devono essere evitate. Perché lo stress è come una discesa ripida, ma molto ripida. Cioè di quelle discese che se voi vi mettete sopra,
sulla vostra bicicletta e dice io ce la faccio, no, andate di testa in giù. A me è capitato che ero qualche settimana fa su una montagna, ho detto, mi metto sopra, vado piano piano, frenando, non era possibile, era troppo ripido. Quindi così è lo stress. Lo stress, non ci si gioca con lo stress. Bisogna cercare di non cadere in queste situazioni. Sto parlando dello stress negativo, il distress, va bene. Lo stress positivo è utile e ci deve essere. Anzi, lo stress positivo è utile perché ci stimola a conoscere, a imparare. L'altra reazione sarebbe quella di mettere la testa sotto la sabbia, di non voler sapere niente, così non ci stressiamo di niente. Però così facendo passiamo nella apatia. E l'apatia è una situazione anch'essa negativa. Cioè i sistemi di allerta vengono ridotti col tempo e i sistemi di difesa vengono pure ridotti. Quindi c'è un equilibrio in mezzo che è quello migliore e l'augurio che io vi do è proprio questo, di stare in questo equilibrio di buonsenso. E il buonsenso, con questo concludo, è vivere una vita il più possibile regolare, sana. Dare il tempo all'organismo di riposo. Non è lo stesso dormire o non dormire, fare un torneo di notte come usano a fare ora, come le chiamano queste, le maratone notturne. Questo è contro lo stress, questa è proprio una situazione stressogena contro l'organismo che, ripetuta, porta a dei danni. Ora, se andate a vedere i danni portati sono enormi, quindi non la prendete alla leggera, soprattutto i ragazzi giovani. Quindi regolarità, anche il vivere nella onestà, nella serenità, è una situazione che vi libera da ogni stress. La situazione della zecca garbugli, che attacca qui, bugia qua, attacca là, quella è una situazione che è di stress continuo per l'organismo, perché l'organismo, la mente umana, ha dei parametri di correttezza, di onestà, in fondo. La coscienza, quando si dice la coscienza ha quei parametri. Se ci adeguiamo a questi parametri, la nostra vita non va in stress. Se non ci adeguiamo, andiamo in stress. Quindi questo è il mio consiglio, grazie della pazienza.